Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al secondo episodio della carriera su FIFA 17. Allora, ho provato ragazzi a... Vabbè, innanzitutto connettiti perché devo essere connesso io. Non rompere il cazzo, connettiti e stai zitto zitto. Stavo dicendo ragazzi, ho provato a puntare a dei trasferimenti. Praticamente ho puntato a prendermi il club. Perché non me lo fa vedere? Allora, ho puntato di prendere De Gea, il portiere sostitutivo di Neto. Infatti, gli ho dato 20 milioni di euro più Neto, sperando che me lo danno. E poi, ragazzi, ho puntato su ho dato Samoa e ho puntato su Hamsik. Ragazzi, io prendendo praticamente, come vedete, se premo R3, si apre questa tendina, mi sblocca degli aiuti, diciamo. E io, ragazzi, mi sono preso questo, due di queste valigette. Praticamente, ragazzi, ci hanno dato oltre 200 milioni di euro. Io non me l'aspettavo tutti questi soldi, raga. Infatti, come vedete qua, no, aspetta, dove si va? Ufficio. Eccolo qua, profilo, profitto 258 milioni di euro. Cioè, tantissimi, raga, tantissimi. Comunque ci fa piacere a noi. Allora, oggi abbiamo la partita contro l'Al Hilal. Dobbiamo sostituire un giocatore. Secondo me è un panchinaro, no? E invece no, è Benatia. Neto. No, se non erro dovrebbe essere Benatia. E noi ci andiamo a mettere Bonucci, perché adesso Bonucci sta bene. Spero che è lui, è quello. Ah no, forse Buffon. Buffon al posto di Neto. Eh sì, perché Buffon è infortunato. E noi per sicurezza non possiamo stare solamente con un portiere, raga, perché ci servono i portieri, diciamo la verità, ci servono. E dobbiamo prenderli, dobbiamo prenderlo, dobbiamo prendere De Gea, mi serve un De Gea, un altro portiere dobbiamo prenderlo. Comunque non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo a sfidare Al Hilal. Allora, mettiamoli la prima maglia, va benissimo, lo giocano pure con la prima maglia, va più che bene. Gestione squadre, quindi Dybala, Quadrado, Alexandro, Pjanic, Khedira, Alves, Chiellini, Bonucci e Barzagli, va benissimo, quindi vai, pronti e carichi, andiamo. Sto giocando come sempre difficoltà esperto, è difficilissimo giocare a questo FIFA 17, devo prendermi la mano tantissimo, e però ragazzi, man mano ci diventeremo credo forte come... Forse un po' le sto capendo ste punizioni. Allora, vediamo un po'. E visto che quasi quasi e stiamo iniziando un po' a capire sti rigori, no? Le punizioni, scusate. Comunque, Siamo andiamo a entrati vedere nella come andrà a seconda partita finire. della fase a gironi di questa Asian Elite Cup. Stefano, ti sei divertito? Moltissimo, Piero. Ormai le squadre Al-Hilal, conoscono anche Juventus. questi tornei di preparazione. Vole, potreste Questo sono abbassare poco investito poco? premi in denaro e soddisfazione dei tifosi. Arbitra lì Vediamo contro di far Higuain, sbloccare o Higuain o Chiellini. Dybala perché, raga, niente. Se non erro, nella scorsa partita l'ha fatto proprio lui il gol, Ecco i il titolari. mitico Dybala. Per questa La Juve a caccia del gol. C'è spazio davanti per Dybala! nessuno No! sfiorato da Dove questo l'ha tirata portiere. Dybala? Solo in contropiede. Palla che Dove l'ha tirata? con la sua iniziativa. Perché io ho puntato l'altro palo però, perché mi ha tirato così? Vabbè, cazzi tuoi, fai a cazzi tuoi, che te devo dire? Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Occhio alla ripartenza. Ah, di preciso. Higuain. Lui ha cambiato il Neanche! gioco sul fondo, su questo Oh, play ma che è Higuain sto si è FIFA? Così rivolto al difficile è giocatore diventato sotto tiro e ha segnare? mancato il bersaglio per una questione di centimetri. Non ci posso credere, l'incrocio, raga, l'incrocio! L'allenatore sicuramente ha detto ma vaffanculo, ma sicuro. Lo potrà dare questo Massimo. difensore centrale che nelle intenzioni ha metri a disposizione. E prenditi sto gol e vai a casa. Higuain. Si è lodato, cazzo. E porca vacca. Però Rigore ragazzi, io ho puntato definitivo. sull'altro angolo, invece l'ha tirato centrale. La ripartenza Perché? iniziale. Perché Dante si è così? presentato solo davanti al portiere e non ha Cioè, sbagliato. tiri non tanto che Sotto sono la perfezione convinto della comunque. chance Vabbè, è comunque, che è dai. capitata per l'azione d'attacco. Cioè io Si avvicina PES all'area. l'ho sempre amato. Cerca la porta. Palla respinta dal difensore. Decisivo l'intervento. Palla che finisce in calcio d'angolo. Oh!
Palla vagante adesso. Vai, vai, che tu corri, Alessà, vai. Vai, Alessà, vai. E nessuno si va a trovare sotto, io. Cerca addirittura la porta. Ultimo. Che ho sbagliato. Si ripartirà col corner. Col cerchio, col cerchio, io ho invertito i tasti. Ah no, è deviata. Dicevo io perché io, ragazzi, ho invertito i tasti proprio perché. Mo, dicendo... Ottimo intervento del portiere. Madonna, che colpo di testa di Dani Alves. Era Dani Alves per forza. No, era Cuadrado. Era Cuadrado. Era Cuadrado, sì. Era proprio Cuadrado. Che colpo di Dani il portiere. Complimenti. Bonucci. E le B non segna il pallone. Dybala. C'è spazio per andare. Higuain. Cioè, ma secondo voi volete correre con Dani Alves e Dybala? Il pallone se ne va via. Oh, arbitro, è il fallo? Dybala. Continuano a girare palla cercando il momento. Dai, 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 metti al centro. Oh! Quante volte si dovete, cioè, non so. E raga, ripeto, è un po' confuso perché io ho premuto Cuadrado. Però mi sa che hanno cambiato pure tipo i colpi di testa, bisogna essere più precisi e bisogna aspettare il momento giusto, credo, per premere Cuadrado e credo su Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, alla fine è sempre lui. Cuadrado. Alessandro. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Palla vagante. Devo dire che è anche esperto, raga. È cambiato pure la giocabilità. Cioè, è diventato. Ripeto, è più lenta la cosa. È più. Si gestiscono meglio la palla. Sì, fanno sempre. C'è sempre un po' di melina rispetto alla squadra. Cioè, dalla squadra avversaria. Però rispetto a prima riescono a infilarsi meglio. Che qui ha sprecato una buonissima scelta in contropiede, concludendo abbondantemente fuori. Non era facile mantenere la lucidità dopo aver corso tutti quei metri palla al piede. Che fisico. Dani Alves. Higuain. Occhio al suo movimento. Occhio al tiro di Higuain. Oh, Higuain. Che riflesso. Sono già avanti di un gol. Vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. Il portiere con i pantaloni lunghi para. Il tiro centrale di Higuain. Che tira. Niente. Vedete, ragazzi, quante volte ho premuto Cuadrado. Credo che non avete visto, ma avete sentito il rumore del tastino. Cioè, è diventata un po' diversa la situazione. Cercare il buco della difesa avversaria. Occhio alla botta. Niente, raga, centrale, però il tiro devo capire come funziona, credetemi. Chiellini. Niente, raga, l'intervento niente del portiere su un bel colpo di testa. Dovremmo imparare, quello è, raga. 1-0, fine primo tempo. 45 minuti. Non so se faremo qualche cambio o no, però mo vediamo, raga. Mo vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Higuain sta messo bene, Dybala stanno messi bene, Bonucci. Dai, si può andare, vediamo un po' se al 76esimo, 77esimo facciamo entrare qualcuno. Entra due. Ragna metri. La manovra interrotta senza problemi. La pressione su Dani Alves.
Rigore. Il nostro primo calcio di rigore, ragazzi. Spero di non sbagliare. Allora, io come capocannoniere mi sono prefissato che dovrebbe essere Higuain. Giusto intervenire. Il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare. Quindi calcio di rigore, Higuain. Ah no, scusate, Dybala, Dybala, raga, scusate. No, perché? Perché mi ha... No, raga. Non si vedeva la freccia. Perché? Come online si vede? In una carriera tu non mi fai vedere la freccia. Difensiva avversaria. Occhio al cross. Prenditi sto gol! Ancora calcio d'angolo. Che anticipo, raga, no. Diciamoci la verità, è cambiato tutto. È cambiato tutto, i difensori come si muovono, come difendono, l'intelligenza artificiale. Vince, raga, vince FIFA. Ecco il dato relativo ai calci. Ripeto, l'ho detto di nuovo, ma sono ripetitivo. Vai, segniamo il gol. Niente, raga, proprio zero. Non ci riusciamo proprio. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Khedira. Ecco il tiro. E dai, ed entra. Porca miseria, entra. No, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere. Perde palla. Non mi selezionava il giocatore. Perché me lo perché me lo levano da solo? Carlos. Perché decidono loro? Spazio per andare. Allora, Chiellini, solo tu lo puoi. Cercano col tiki taka il momento giusto. Cross impreciso. Vedi là che cazzo abbiamo. Vedi là che cazzo di uscita abbiamo fatto. Mi dà paura. E loro, con un piede mi levano il pallone, no? Vabbè, senza paura, dai. Difensore che. E c'è il tiro! Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Intercettato il pallone di Chiellini. Con l'aiuto della grafica potete vedere il dato relativo al possesso palla. Nessuna delle due squadre ha avuto la Ecco il tiro! Poteva essere. Ammonizione, ragazzi, ammonizione nell'arrivo. Questa è una grande occasione sprecata. 70. Ottimo intervento. Perché non si è inserito meglio? Higuain. Ancora un quarto d'ora per l'esperienza. Un inserimento un po' squadre. Di merda. Credimi. Sono sincero, hai fatto un inserimento proprio di merda. Khedira. Ragna metri. Azione interrotta. Hanno perso palla. Carlos Eduardo. Stiamo entrando nei minuti finali. Ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Dai, Dani. Dai. Facciamolo girare Alessandro. Lancio lungo, ci prova di testa. Mamma, che schifo di colpo di testa, però. Iguala, potevi stoppare di petto e concludere in maniera diversa, però. Cazzone. Ancora poco alla fine. Ultime occasioni. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Dani Alves. Dybala. Oh, almeno questa l'abbiamo vinta, cazzo. E speriamo che i due giocatori hanno accettato. O almeno Hamsik o almeno De Gea. Bravo Dybala, uomo partita, ragazzi. Uomo partita, Paolo Dybala. Al-Ahly 1-1, Manchester United 2-1. Il Barcellona invece ha vinto contro il Real Madrid 3-2. Quindi il Real Madrid rischia l'eliminazione, magari. Allora, andiamo a vedere l'ufficio. Invece un'offerta per la Samoa. Vediamo quanti soldi vogliono. 13 milioni. Allora, facciamo una controfferta. Diciamo che vale 15 milioni. Vediamo se accettano. 2 milioni in più fanno sempre gol, anche se ce n'ho tantissimi. Ragazzi, questo è stato il secondo episodio di FIFA 17, modalità carriera allenatore. Ci vediamo in un prossimo episodio. Bella per voi. Ciao ciao!